matrimonio è stato rimandato da un anno e mezzo, per potremmo farlo con il Green Pass. Questo matrimonio sta da fare con le certificazioni, così, parafrasando i promessi sposi. Lorenzo e Teresa, un po' a step tra riti civili e cattolici, stanno diventando marito e moglie, ma per festeggiare con amici e parenti. È arrivata la dose di vaccino last minute. È una farmacia a disposizione per tamponare gli invitati. Per fortuna molti zii e parenti hanno tutti comunque quantomeno la prima dose fatta. Quanto riguarda magari i nostri coetanei, i bambini e i ragazzi, per loro faremo fare il tampone. Ci siamo anche noi organizzati con una farmacia, insomma, che per una giornata si dedicherà a noi, questo il venerdì. E così sabato prossimo convoleranno a nozze e nella villa Saminiato, dove ci sarà il ricevimento, la titolare sta ripassando le normative perché tutto sia in regola. Ma è difficile perché chiaramente c'è di mezzo la privacy, perché sono dati sensibili. Ci dobbiamo fidare tramite gli sposi. Se arriverà un controllo dagli organi preposti, dovrà avere in tasca il suo tampone negativo e dovrà mostrare i documenti. Ma qualcuno ha storto un po' il naso. Qualcuno effettivamente era un po' sdubbiato, insomma, però anche perché un po' magari non sai, io poi devo andare lì a dire. E mentre gli sposi ultimano i preparativi della location, la wedding planner ci racconta la fatica di questo anno e mezzo. Noi abbiamo contratti fatti 2018 che praticamente andremo a fare, se tutto va bene, nell'anno 2022. Cioè 4 anni dopo. Quindi quest'anno l'hanno rimandato perché si è ammalato la mamma, il genitore, hanno avuto problemi a volte anche economici, di lavoro. Non abbiamo richiesto caparre perché la situazione era difficile, però a noi basterebbe piano piano ricominciare, ecco. E la signora Sandra ci mostra i tableau de mariage. Queste quattro persone a tavolo, l'interno porta un distanziamento di 2 metri, un tavolo come questo qui sono sei che possono essere conviventi. Addio al momento, ai maxi matrimoni. Noi abbiamo sale da 300 posti, ma fare un matrimonio da 300 persone è ormai diventato un'utopia in questo periodo. Utopia, anche i viaggi di nozze dei nostri promessi sposi. Prima del Covid le idee erano tante, insomma, Australia, di qui di là, poi insomma sempre più vicino, sempre più vicino. Alla fine vabbè, andiamo in montagna E poi e al poi al mare, mare, insomma, giù sempre in a Italia. Calabria. Viva gli sposi. Grazie, Grazie. grazie.